Presidente, ho pensato che lei ha interrotto la vacanza d'Ortisei per venire a vedere questa partita. Ho pensato se va male, chissà quando ne dice stasera il Presidente. Era affari vostri. No, no, vabbè, devo tornare. Ci tenevo a vedere questa partita, soprattutto perché se veniva giocata contro una squadra che io ho condotto per 3 anni con molta simpatia. Comunque è stato un bel risultato. Beh, la gara mi è sembrata a San Mettese è partita con il piglio giusto, insomma, per cercare di sbloccare subito il soldato e ci è riuscito. Dopodiché la Ternana, che è una squadra quadrata, insomma, ha tenuto sempre la palla, però non ha praticamente mai impegnato il portiere Sala, no? Sì, sicuramente così loro giocano molto bene, tengono molto la palla, però davanti non sono incisivi, per nostra fortuna. Poi alla fine del secondo tempo è entrato Di Massimo, che ha fatto la differenza, quindi è un giocatore che io vorrei sempre in campo. Sì, ma specialmente quando le squadre avversarie sono costrette ad attaccare, insomma, tra Di Massimo e Stango c'è una grande differenza, perché Stango non è un uomo che va in profondità, invece Di Massimo sì, insomma. Comunque questo è l'allenatore, decide così. Oggi ha avuto ragione lui perché ha vinto la partita. Sì, anche perché però la formazione oggi è stata più equilibrata di quella della settimana passata. No, speriamo che faccia sempre così equilibrato. Va bene, adesso siamo ottavi, mi pare, in classifica, no? Lasciamo perdere la classifica e andiamo avanti, giorno per giorno, ok? Se aspettava una Ternana così in questa posizione dopo 28 partite? Onestamente no, perché erano partiti molto bene, ultimamente le ultime 5-6 partite hanno fatto un po' male, però questo è il calcio. Grazie.